I felt this excitement when you started to describe how the brain is boiling at night and you cannot sleep and you cannot do anything else. Some news because la firma copia. I'm now in this phase because I finished the book in Israel 8 months ago, and now I feel maybe I'm starting something new. Now, how do I know it? I don't have any good idea. I have bad ideas, but they come more frequently. And I walk when I write. I walk. I mean, when it's summer or spring, I can walk outside. When it's winter, I walk in one room. You know, I walk like a prisoner. But my wife says that I'm burning the carpet. I really marks. And now I think that I start to walk faster. This is the sign. I mean, it's really simple, stupid, physical sign. I walk faster, I cannot sit, and I just, you know, I wait for something. And you said that for you, nostalgia is the most important motivation. For me, it's more a kind of curiosity. I mean, there is a story there. And if I ask the right questions, I will touch it, I will reach it. And then, okay, suddenly there is an idea. And it seems to be a good idea because it remains with me a day, two, 3 days. And I try to shake it. I'm like an attorney who acts against this idea. And if it remains, well, maybe I'm pregnant, okay? So I wait. And then I start asking questions about the idea, about the person who is in the center of this idea. I'm curious about him. Whom does he remind me of? What kind of person he is? What will be his biography? Will he have a sense of humor? How will he walk? How will he will talk? And then I start to ask, why is this story so relevant to me? Why am I obsessed by this story? So gradually, without knowing it even, I am trapped already in the story. I mean, and I feel I'm running within the story because I need to know all the answers to the this. It's a riddle. You know, we are like children trying to solve riddles. And a story has, I think, some thousands of questions and riddles that we have to solve. And if it is a real story, if they are true characters, then they have the harmonious rhythm of a living organism. They are alive. They cannot be mistaken. There is something real about them. Maybe they are not flesh and blood, but you feel the authenticity of it. You feel that they become part of your life because they evocated something deep in you that without them would not have been evocated. And I think this is the sign of the real story. Beh, la prima cosa che devo dire è che, insomma, ho condiviso anch'io questo tuo entusiasmo, Margaret, quando parlavi di questo cervello che bolle di notte, che non ti fa dormire, che non sai tutte queste idee che ti baluginano in testa e non riesci a pensare a nient'altro. Ecco, io mi trovo proprio in questa fase, nel senso che ho finito 8 mesi fa il mio libro in Israele e ora forse comincio a avere i primi bagliori di qualche cosa di nuovo. E voi vi chiederete, ma come fai, no, a pensare a un incipit di un libro? Beh, non penso mai alle buone idee, anzi, più cattive idee ho, meglio è. E poi, quando comincio ad avere le idee per un nuovo libro, comincio a camminare. E se è primavera, non c'è problema, me ne vado fuori e cammino, tra l'altro, sempre più in fretta. Se invece è cattiva stagione o fa freddo, cammino in cerchio, nella stessa stanza, e divento quasi paranoico, nel senso che mia moglie a un certo punto mi ha anche detto guarda che tu mi consumi il tappeto a furia di camminare, insomma. Questo è proprio il segno per me
semplice, se volete, stupido, ma il segno primigenio, il mio camminare più velocemente, che qualche cosa sta succedendo dentro la mia testa. Tu, Margaret, dicevi prima e parlavi che la nostalgia ti spinge moltissimo a pensare alle cose, e anche una motivazione. Ecco, per me invece la curiosità è la motivazione principale quando ho una nuova idea su un libro. Cioè, vengo davvero quasi affogato da una serie assolutamente enorme di domande, tra cui c'è quella giusta. E se arriva l'idea giusta, allora ci penso per uno, due, tre giorni, e però comincio a fare l'avvocato del diavolo, nel senso che comincio a cercare di trovare tutte le motivazioni possibili e immaginabili perché questa cattiva idea, che è una buona idea, ridiventi un'idea cattiva, e se poi invece rimane, inizia la gravidanza. Ebbene, allora questa idea, diciamo, dovrebbe essere un'idea inchiavardata dentro una persona, e questo mi stimola tutta una curiosità, nel senso, comincio a pensarmi, ma che cosa ricordi di questo? Ma chi è questo qui? Ma che vita ha fatto questo? Ma è uno con il senso dell'umorismo? Ma è uno che cammina? Ma sa parlare? Ma come parla? E dopo queste domande arriva il perché, cioè arriva veramente l'osso della questione, e lì io divento quasi ossesso e ossessivo da questa cosa, nel senso che rimango quasi intrappolato dentro questa storia, è come se ci corressi dentro, ecco perché forse io aumento anche il ritmo delle mie corse, e non solo ci corro dentro, ma vedo questa storia un po' come i bimbi vedono gli indovinelli, come i bimbi cercano di risolvere gli indovinelli. Quindi per me una storia, l'incipit almeno di una storia, è fatta di migliaia di domande e tantissimi indovinelli da risolvere. Se ce la faccio, allora arrivo alla realtà, allora arrivo veramente al vero e proprio personaggio, e di conseguenza questo personaggio vive da solo, di vita propria, perché assume la sua armonia, assume il suo ritmo, quindi non c'è bisogno di chiedersi se hai sbagliato, se hai fatto bene, se l'hai descritto bene, perché magari non sarà fatto di carne e di sangue, non sarà un personaggio vivo, però senti che può essere credibile, senti la sua autenticità, lo senti perché la evoca in te, e questo è il segno che mi spinge ad andare avanti.